l'aspettavo così. Non lo immaginavo, ma la pace che c'è fa sballare anche me. Il mio cuore ora sa volare lontano con la pace del cielo. Era tanto lo sai, che la sognavamo, ma quanto è meglio così, che se andassi siamo qui, con la braccia di poi. Sì, un secondo di attenzione per cortesia. Accomodiamoci tutti, stiamo aspettando che arrivino le ultime persone e poi cominciamo. Mi scuso per il ritardo, ma sicuramente difficoltà di trovare la sala, difficoltà di parcheggio, ci sono gli ultimi arrivi. Tra poco cominciamo, grazie. Mi sentite bene? Bene. Allora, innanzitutto, bentrovati. Ringrazierei per l'organizzazione che ha messo questa sera, perché non so se vi ho promesso qualche cosa da mangiare, ma questa sera vi racconterò, sì, lo so, che ho fame, quindi tendenzialmente, ok. Quindi questa sera vi presenterò l'associazione Veritas che ho fondato, e vi racconterò una storia che vi potrà sembrare incredibile, avvincente, avventurosa, anche strana, diciamo, nel senso che è stata l'elemento che emozionalmente ha fatto sì che io mi determinassi nel creare quello che oggi è una realtà. Quindi inizierei subito col presentarmi. Io mi chiamo Anamma, già Michele De Lombardini, e come ho detto ho fondato l'associazione Veritas. Che cosa facciamo? Risolviamo problemi reali, di persone reali, con soluzioni reali. Quindi ci occupiamo della tutela dei diritti e della diffusione dei diritti umani. Inizio con questo racconto che si svolge l'anno passato. C'è una premessa, io sono un imprenditore, mi occupo di distribuzione, quindi rappresento varie società a livello europeo, distribuiamo servizi, ricariche telefoniche, Mastercard, ho una compagnia telefonica in Inghilterra e varie attività. Questo lo dico semplicemente per farvi capire che sono un essere umano come voi, normalissimo, quindi quello che sentirete questa sera vi dovrebbe far riflettere su quello che è il vostro potenziale, perché ognuno di noi, ognuno di voi ha la stessa possibilità di esercitare il diritto nel modo, non uguale al mio, ma la legge
è dalla parte nostra. E quindi se noi conosciamo la legge e noi siamo in grado di esercitare questi diritti, perché sono inalienabili, cioè quindi nessun ente, nessun governo, nessuna società, nessun individuo può privarci di questi diritti. Quindi il racconto, che è un po' la storia della nonna, no? Quando andavate a letto la sera, prima di addormentarvi, vi raccontava la favola. A me piaceva molto perché mi entusiasmava, non sapevo mai che cosa succedeva alla fine. Questa storia inizia così. Alla notte, era estate dell'anno scorso, nel pieno della notte, squillo il mio cellulare ed è la moglie del mio direttore italiano che piangendo mi chiede aiuto perché stanno arrestando Franco. Al che io ovviamente stavo dormendo, non è che riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Cerco di tranquillizzarla e cerco di capire da dove venissero questi carabinieri che stavano facendo questo arresto e per quale motivo lo stessero arrestando. Ovviamente non mi fanno parlare con nessuno, l'unica cosa che capisco è che vengono da Messina. Le mie aziende distribuiscono servizi informatizzati e quindi abbiamo vari clienti, praticamente in 5 nazioni, e ovviamente la Sicilia fa parte dell'Italia, quindi abbiamo molti clienti anche in Sicilia. Quindi, insomma, svegliatomi, prendo il primo aereo al mattino e vado in Sicilia. Cerco di capire che cosa effettivamente stesse accadendo in Italia in quel momento, perché io comunque vivo in Spagna, e quindi parlo con un cliente, parlo con un altro cliente, cerco un avvocato di competenza sul foro di Messina per una questione pratica, perché poi comunque le cancellerie e gli atti vanno comunque gestiti sul territorio, anche se Franco aveva già nominato il suo avvocato di fiducia. E quindi dentro un bar un cliente che mi conosce molto bene da più di 14 anni ormai, e quindi siamo, diciamo, amici, e mi dice: guarda che brutta gente che conosco, e mi butta sul tavolino del bar il quotidiano La Gazzetta di Messina, prima pagina, sgominata banda mafiosa, e c'è la foto del mio direttore in prima pagina. Io rimango veramente sbigottito, non riesco a capire che cosa sta succedendo. Poi vedo una sfilza di nominativi tra indagati, oltre 40 persone arrestate, maxi operazione sgominata banda mafiosa, e tra gli indagati trovo il mio nome e cognome, che è quello che mi è stato dato dall'anagrafe, Michele Lombardini. E poi c'è scritto piccolino un latitante. Vabbè, a quel momento apprendo di essere indagato. Non capisco, ma comunque a questo punto incontro l'avvocato e gli do la delega per difendere sia il mio direttore, perché comunque l'ha data la moglie ovviamente, quindi aiuto le pratiche diritto di delega, e gli do la delega a difendermi anche l'avvocato. Poi vado avanti con, diciamo, la mia tournée lavorativa, prendo il mio aereo, vado a Venezia, vado avanti, insomma arrivo in Slovenia, mi registro in hotel, insomma accelero un po' perché sono questi, ormai se avete visto almeno una conferenza è una storia un po' ricorrente, quindi non voglio troppo annoiarvi. E praticamente una volta che mi registrano nella reception vado a dormire e alle 5:00 polizia, apra la porta. Mi sono dimenticato un passaggio importante. La mattina l'avvocato mi dice: lei dove si trova in questo momento? A letto, erano le 7:30, perché nel frattempo mi avevano mandato tutte le carte. Quindi lui mi disse: ma lei le lette? Dico: guardi, sono 980 pagine, più o meno, pagina più, pagina meno, me le ha mandate alle 11, ancora non ho avuto modo. Lei dovrebbe essere in carcere. E io gli dico: usi il condizionale, scusi, perché io non ho commesso nessun crimine, quindi io non posso pagare per un crimine che non ho commesso. Poi vi spiegherò che cos'è che determina un crimine. Un'altra premessa, cioè la premessa della premessa, prima di arrivare all'evento che vorrei raccontarvi, perché giuridicamente parlando è significativo per capire le origini del diritto, quando quindi bussano alla porta. Io sono stato purtroppo, o per fortuna a questo punto, vittima già 12-13 anni fa, più o meno, perché ho un concetto un po' relativo del tempo, nel senso che ho un po' di difficoltà a ricordare proprio le date precise, di un abuso grave da parte delle istituzioni, perché comunque anche quando ero giovanissimo, no? 10-12 anni fa,
facevo l'imprenditore, quindi avevo varie aziende, avevo tre bar, un ristorante, una società di noleggio di videogiochi, e quindi fecero una operazione, quello non, ancora oggi non l'ho capita, che mi coinvolse per aver fatto una telefonata il cui testo di 10 secondi era esattamente questo, che lo ricordo ovviamente ancora: non possiamo continuare così. Cioè, io chiamavo il mio fornitore di software e gli dissi: non possiamo continuare così, ci sono troppi problemi, dobbiamo incontrarci, perché i clienti si lamentano. Capo d'accusa per questa telefonata, associazione a delinquere, finalizzata l'emissione di moneta elettronica in frode della Banca d'Italia e organizzazione clandestina di cani e cavalli, di corse clandestine in temperanza del CONI di cani e cavalli. Io dissi: ma mio padre c'ha un setter, è da caccia, non corre. Vabbè, comunque patteggiarono quasi praticamente tutti e io mi costituì, perché ho fatto il carabiniere, quindi comunque la mia visione di giustizia, legalità istituzionale c'era, cioè io penso di essere una persona per bene, quindi se uno mi accusa di qualcosa, anche se non capisco da dove arriva questa accusa, cerco di difendermi e quindi mi costituisco, questo 12-13 anni fa. Quindi poi ovviamente sostengo, a parte la carcerazione e gli arresti domiciliari per oltre 4 mesi e mezzo, che mi hanno portato in bancarotta praticamente tutte le aziende che avevo, perché mi diedero il divieto totale di contatto verso l'esterno, quindi io non potevo chiamare in banca, per così pericoloso, e quindi l'avvocato mi disse all'epoca: ti conviene patteggiare? No, mi sono costituito, adesso facciamo il processo. Ma no, è lungo, ti conviene patteggiare? Guarda, ti pago, tu fai il processo che io voglio giustizia. A quel punto, dopo 8 anni, rapidissimo processo, sono stato assolto con assoluzione piena. Il fatto non sussiste, ci siamo sbagliati, un piccolo errore tecnico. Però intanto io avevo perso tutto, ma soprattutto anche, diciamo, l'immagine positiva, cioè tutte le medaglie che avevo acquisito fino a quel momento di imprenditore, bravo ragazzo, no? Le ho perse, perché ero andato sui giornali, uno dei capi dell'organizzazione malavitosa, ancora mafia non era di moda, adesso è più di moda, sono un po' più smart adesso, cioè sono più alla moda adesso, no? Quindi, reduce da questa esperienza, l'avvocato mi disse: lei dovrebbe essere in carcere, usi il condizionale, perché ho già dato, non mi interessa più. No, ma non faccia così, non peggiori la sua situazione. Si lasci consigliare, si costituisca. Ho detto: si costituisca lei, col PMG siete in 3 già associazione. No, ma lei che cosa sta dicendo? Non peggiori la sua situazione, l'accompagno io. Ho detto: guarda, che se io ritengo di dovermi costituire, ho fatto carabiniere, non è che ho paura di un mio fratello vestito di nero, o di blu, o di verde, o di grigio. Ognuno si vestirà come vuole, no? Però, cioè, se ritengo che sia giusto farlo, lo faccio. Ma non ritengo che questa volta sia possibile, e quindi faccia così: mi difendo da solo, le ritiro e le intimo di non depositare la mia delega a difendermi, mi difendo da solo. Lei non lo può fare, lei non si preoccupi, non è più un problema suo. Quindi vado avanti, arrivo in hotel, polizia, apra la porta. E io ovviamente dormivo, come normale che sia, alle 5 di mattina. Quindi, insomma, dico: no, è un sogno, non è la polizia, non può essere la polizia. E invece era la polizia, bussava. Ovviamente mia moglie era molto preoccupata, perché ho 2 bambini, quindi comunque era molto preoccupata, perché lei non voleva che io andassi in Italia, chiaramente, no? Insomma, anche perché ha vissuto quell'episodio che vi ho raccontato in precedenza. E quindi, distinto, e questa è stata l'unica fortuna forse che ho avuto, ho chiamato mia moglie al telefono, le ho detto, erano le 5:15, amore, stai calma, mi stanno arrestando. Cosa stai dicendo? No, stai calma. Allora, i bambini domani mandali a scuola, prendi un po' di soldi dalla nostra famiglia, insomma, gli spiego quello che devi fare. No, tu non mi stai dicendo la verità, dimmi che cosa hai fatto.
Pronto? Oh, guarda che mi stanno arrestando, per 4 mesi probabilmente non riusciamo più a sentirci, meglio che mi ascolti adesso. No, 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 dimmi la verità o io non ti credo più. E lì è successa una cosa incredibile, ho sentito un fuoco dentro il cuore che mi ha proprio, l'ho percepito fisicamente, che ho detto, porca miseria, ma io non ho fatto nulla, è vero quello che dice mia moglie. Guarda, dammi 10 minuti, ti richiamo, li faccio andare a casa e poi risolvo il problema, ti spiego. No, ma non fare il pazzo, ma figurati. Insomma, metto giù con mia moglie e questi continuavano, apri immediatamente la porta, un attimo, tanto sono qua, non è che vado via, no? E allora, mi avvicino alla porta, no? Dico, buongiorno, come posso aiutarvi? Apri immediatamente la porta, mi scusi, ho commesso qualche crimine? Qui in Slovenia, perché ovviamente io sapevo di avere un mandato di cattura internazionale, perché poi capo d'accusa era banda armata, associazione mafiosa. Io ovviamente avevo un duplice complice, avevo uno sdoppiamento di entità, cioè avevo sia favoreggiamento interno che esterno, quindi facevo sia il palo che quello che entrava col fucile a pompa. Quindi non riesco a capire come giuridicamente possano prevedere una figura con lo sdoppiamento della personalità. Comunque, vabbè. Quindi gli chiedo, mi scusi, ho commesso qualche crimine qui in Slovenia? No, deve aprire la porta. Sono in arresto? No, deve aprire la porta. Apri immediatamente la porta. Al che gli dico, mi scusi, è un ordine o una richiesta? È un ordine, siamo la polizia. E io risposi, guardi, io sarei ben lieto di accettare il suo ordine a condizione, quindi ho fatto un contratto verbale condizionato a una prova certa, che lei possa dimostrare di avere giurisdizione su di me come uomo libero, pacifico, che non ha commesso crimini, in carne ed ossa su questa terra. E rimane così, silenzio tombale, perché in effetti se ci pensiamo, se io non ho commesso un crimine, nessuno può avere giurisdizione su di noi, su di voi, su di me, a meno che non scenda Dio e dice io sono Dio, di fare quello che dico io. E io dico io sono buddista, è sbagliato Dio. Quindi capite che al di là del credo religioso, se voi non avete commesso un crimine, poi vi spiego quali sono i criteri, i parametri che determinano un crimine, nessuno può imporre nulla. Quindi continuano, polizia, apra la porta, è un ordine o una richiesta? Visto che non mi hanno risposto, rifaccio la domanda. È una richiesta. Avevo già vinto la battaglia io, perché... Qualcuno mi può grattare la spalla per cortesia? Ma vuoi grattare tu? Quindi capite che c'è chi può dire di sì, ma c'è chi può dire di no. È una richiesta. Apri la porta, è una richiesta. Guardi, io oggi ho deciso che non accetto nessuna richiesta. Almeno fino alle 8, sono le 5:20. Rifacciamo il giro di giostra, cioè ripetono la stessa cosa. No, polizia, apri immediatamente la porta. Mi scusi, le rifaccio la domanda. Ho commesso qualche crimine? Sono in arresto? No, no, no. Deve aprire la porta. È un ordine, una richiesta. È un ordine. Noi siamo la polizia. E io sono contento che lei sia della polizia, ma accetto la sua richiesta a condizione che possa dimostrare di avere giurisdizione. Vanno via. Io dico, è fatta. Troppo facile. Ovviamente io per passione studio diritto comparato, sovranità applicata negli ultimi 5-6 anni, sempre per dare quel lasso di tempo, no? Perché prendendo un aereo mediamente ogni giorno ho abbastanza tempo libero, quindi per passione faccio questo, perché mi appassionava questa ricerca della verità e della libertà. E quindi vanno via, dico, è stato facile, adesso vado a fare colazione, basta. Dopo 10 minuti, Lombardini, sì? Può aprire la porta e non mi dice polizia. Al che gli dico, mi scusi, ma lei chi è? Guardi, io sono il titolare dell'hotel. Piacere, gli faccio. Ma lei questa porta la può aprire, sì o no? Mi scusi, ma questo è un ordine o una richiesta? No, 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 è una richiesta. Perché evidentemente le aveva spiegato la storia, i poliziotti. Guardi, io non ho ancora capito come posso aiutare i signori. Perché hanno delle richieste che io fino alle 8 non posso accettare. Lei... l'ho pagata fino a mezzogiorno, abbiate pazienza, ma io adesso voglio dormire. Alle 8 uscirò e parleremo. Se ne vanno,
In realtà cercano di aprire la stanza, io li informo che stanno violando tecnicamente il mio domicilio temporaneo e quindi perseguibili per legge, insomma non la faccio tanto lunga, esco e ovviamente inizio a dialogare con i poliziotti. Cioè, perché loro in effetti hanno detto, guardi, perché il titolare dell'hotel mi dice, non si preoccupi, sono poliziotti veramente. Ah, io non sono mica preoccupato, ma non ho capito come li posso aiutare. E quindi insomma aspettano. Esco dalla mia camera, busso, perché ero preoccupato che mi sparassero appena mi vedevano, perché non è che erano molto contenti di come li avevo fatti stare fuori dalla porta, perché vedete qui è tutto basato sul fatto che se noi accettiamo incondizionatamente qualsiasi richiesta, beh, siamo noi che volontariamente abbiamo accettato una richiesta. Quindi legalmente noi siamo dalla parte giusta, perché se accettiamo abbiamo stipulato un contratto. E vi spiego perché parlo di contratti, perché quando io uscii, parlando ovviamente con questi due poliziotti, che io ovviamente affettuosamente ricordo come persone molto educate, sono state molto gentili e mi hanno anche ascoltato attentamente, come devo dire mi state ascoltando anche voi, quindi cioè io gli ho raccontato e spiegato perché mi ero comportato in quel modo. E quindi iniziamo. Dico, mi siedo davanti, buongiorno, sono qui, come posso aiutarla? Ce l'ha un documento? Ce l'ho. Mi ha chiesto se ce l'ho, io ce l'ho. E non me lo dà. Mi scusi, io sa, sono un uomo di legge, vorrei rispettare tutte le leggi. Mi dice gentilmente qual è il numero, l'articolo di legge che mi obbliga a consegnare nelle sue mani il mio documento identificativo. Questo guarda il collega, non c'è, appunto. Quindi io non voglio violare nessuna legge, quindi io non posso eseguire questa richiesta. Ma io devo sapere con chi parlo. Vabbè, questo è facile, lo dico io. Io guardi, mi chiamo Michele, sono figlio di Carlo, vengo dalla discendenza dei Lombardini e sono un uomo in carne ed ossa che sta parlando davanti a lei. Scusi, non ho capito. Com'è che si chiama lei? Glielo ripeto, Guardi, mi chiamo Michele, figlio di Carlo, cioè gli do anche la paternità di discendenza della discendenza dei Lombardini. Ma lei ce l'ha un documento? Certo, glielo faccio vedere, però per la privacy copro il mio nome, anche se me l'ho già dichiarato. Però le spiego, guardi, io non è mancanza di fiducia, però proprio oggi io, come uomo, in carne ed ossa, non ho proprio voglia di accettare nessun contratto commerciale con nessuna corporation. Perché lei forse è in buona fede, non lo sa, ma il suo governo è anche una società corporativa, iscritta alla SEC. La SEC, per chi non lo sa, è la Security Exchange Commission di Washington, dove, diciamo, tutte le corporation sono registrate. Quindi, se è certo, come è certo, è vero questo, beh, allora è certo che una società, chiamiamola Coca-Cola, che mette un bel vestito rosso con la striscia pubblicitaria Coca-Cola e viene, mi bussa e mi dice apra la porta, ma io la Coca-Cola non la voglio, perché devo aprire la porta a questo funzionario della Coca-Cola? Abbi pazienza, adesso mi faccia capire. Quindi deve obbligatoriamente sottostare a delle leggi, dei trattati internazionali che sono in parte anche dettati dall'UCC, che è l'Uniformal Commercial Code. Quindi, sostanzialmente, diciamo che non possono imporre nulla. E quindi io vi spiego, ovviamente argomentando per più di un'ora, che non mi fido dello Stato, in quanto so benissimo che essendo una società corporativa ha degli interessi e degli scopi commerciali, quindi di lucro, e io invece sono un essere umano che vuole vivere in pace e quindi non ho interesse ad accettare nessuna offerta. E loro mi dissero, ma noi abbiamo un atto dell'Italia, ancora meno interessante quello, gli ho detto. Quindi insomma, adesso la mettiamo un po' così sul divertente, ma ovviamente dopo circa un'oretta e mezzo questi chiamano la loro centrale, io gli faccio vedere che ho il documento, però gli dico, guardi, questo è il documento che mi è stato imposto dalla Repubblica Italiana, perché vorrei capire se qualcuno di voi l'ha chiesto o è stato imposto. È stato imposto, perché noi, solo perché siamo nati in questa penisola italica,
In realtà siamo stati marchiati sotto una corporation, ok? Quindi questa società che porta il nome che i nostri genitori hanno scelto ci è stata offerta gentilmente dalla Republic of Italy. Quindi a questo punto, se noi ci riconosciamo in questa società che deve sottostare al diritto della Repubblica Italiana, beh, allora se ho di fronte un funzionario pubblico della Republic of Italy e io mi identifico quale responsabile amministratore di questa società, allora dopo dovrò pagare queste conseguenze, nel senso che la legge non ammette ignoranza. Quindi se io per esempio circolo in auto, non ho la cintura e la legge è cambiata e hanno messo l'ergastolo per chi non indossa la cintura, io infatti ce l'ho sempre in pantaloni per quello, dico se cambia la legge qua. E quindi a un certo punto la legge non ammette ignoranza, voi vi date patente e lei Mario Rossi, sì, in quel momento avete, vi siete volontariamente identificati nel responsabile amministratore di questa società. E quindi, visto che è cambiato il codice di procedura stradale, la legge non ammette ignoranza, ergastolo. Però questa è una violazione grave, perché oggi noi purtroppo siamo stati ingannati e solo oggi, per mezzo della tecnologia e dell'informazione che sta liberamente circolando nel mondo, abbiamo la fortuna di poter essere in contatto con altri individui come noi, pensanti, che hanno avuto esperienze, magari non come la mia, perché insomma la domanda che vi farete alla fine di questo incontro è: sì, ma funziona? Beh, insomma, se sono riuscito a non farmi arrestare con un mandato di cattura internazionale, magari funziona per una multa, no? È un po' più facile, dovrebbe essere in teoria. Quindi insomma, andando un po' avanti nel racconto, giusto per dovere di cronaca, poi scelgo la latitanza per non dover creare ulteriori traumi alla mia famiglia, inizio a studiare il mio caso, perché comunque erano 980 pagine, insomma, mando una serie di raccomandate a tutte le istituzioni, eccetera, dove praticamente all'inizio viene rigettata la richiesta di annullamento della misura cautelare. E poi successivamente, quando arrivano queste raccomandate, l'avvocato mi dice: sì, ma Lombardini, lei è inutile che continui a fare latitante, lei si deve costituire, e anche fosse dopo un giorno io vengo la scarcio. Allora ho detto: guardi, faccia così, si faccia arrestare lei, poi anche fosse dopo un giorno vengo io e la vengo a scarcerare. Fa: ma lei come ragiona? Ah, modo mio. Allora ho detto: no, e lei ragiona a modo suo. Ma lei è latitante, non annulleranno mai un provvedimento cautelare, lei non si preoccupi, esegua e depositi. Quindi sostanzialmente dopo solo un'ora mi dice: guardi, non mi è mai successo, ma lei è un uomo libero, hanno annullato il provvedimento cautelare. Dico: beh, non è contento? Cioè, scusi, cioè, finalmente la giustizia ha fatto un po' delle cose giuste. Beh sì, però è strano, insomma, non mi è mai successo. Comunque guarda, facciamo una cosa, oggi giovedì, me lo ricordo bene, prendo il primo aereo, io ero in Argentina, e ci vediamo domani a Roma, se vuole, così, insomma, facciamo una festa, non so. Ma lei è pazzo. No, no, lei deve aspettare 20 giorni almeno, perché si devono informare tutti, si devono aggiornare tutti i sistemi informatizzati. Cioè, lei, per un attimo, è stato un pochino più ricercato di Bin Laden. Infatti Bin Laden mi ha chiamato e mi ha detto: ma cazzo hai fatto con Barbara? A un certo punto dico: no, no, forse non è chiaro il concetto. Tra l'esercito italiano e l'arrabbiatura di mia moglie, io sono molto più preoccupato dell'arrabbiatura di mia moglie dopo 4 mesi. Quindi io prendo il primo aereo, ma l'arrestano domani. Guarda, non si preoccupi, questo non è un problema suo. Prendo l'aereo, vado a Roma. Le autorità locali ci informano di uscire dall'aeromobile col passaporto in mano. Vado io, per me. Eccolo, eccolo! Il più piccolo era 1,95. Dico: eccolo, eccolo, sono io. Buongiorno, come posso aiutarla? Guardi, lei ci dovrebbe seguire perché stiamo facendo un controllo sull'immigrazione. Mi sembra fantastico, ma io non sono interessato, la ringrazio dell'offerta, ma devo andare dal finger dritto di là. No, lei ci deve seguire, mi scusi, è un ordine o una richiesta? Scusi, bravo, facciamo così, le faccio un'offerta. Avevo la valigetta, le racchette, le ciabatte infradito, perché insomma è l'estate.
Quindi a Terra gli dico: guarda, io faccio un'offerta, qui ci sono tutti i, documenti che provano l'annullamento della misura cautelare che lei in realtà vorrebbe esercitare, cioè lei mi vorrebbe restare, però io sono un uomo libero, qui ci sono le prove, e quindi le faccio un'offerta, mi accompagno dal comandante dell'arrestazione, chiariamo la mia posizione, anche perché tra 3 ore devo andare da mia moglie, c'è un altro aereo. Quindi insomma, questo un po' sbigottito mi fa salire in macchina, poi adesso posso dire le cose. Insomma, accendo il telefono per chiamare mia moglie, Marco Antonio dietro mi fa: no, lei non può accendere il telefono. Non mi invita neanche a cena? Gli dico: guardi, forse lei non ha capito che se non accendo questo telefono, qua il problema non è mica lei o il comandante, è il cazzatore di mia moglie, mi faccia fare una telefonata. Quindi ovviamente accendo, chiamo mia moglie, dico: sì sì, arrivo, tranquilla, arrivo. Ci metto un paio d'ore, ma fra 3 ore c'ho l'aereo, mi vogliono arrestare. Sì, lo so che mi vogliono arrestare, ma non ti preoccupare, arrivo. Vado dal comandante dell'aeromobile, guarda le carte: ma lei la vedo molto sorridente. Beh, vorrei vedere lei dopo 4 mesi di latitanza, abbia pazienza. Sono fotocopia, io la devo arrestare. Ecco. Adesso abbiamo un problema, che lei ha 2 opzioni. O mi arresta con un ragionevole dubbio che io sia un uomo libero, quindi mi induce in schiavitù, che è uno dei crimini più gravi che un uomo possa fare, perché 150 anni fa era normale la schiavitù, oggi no. Quindi è una violazione gravissima dei diritti umani. Oppure, l'opzione 2, che vorrei caldamente che lei seguisse, inizia a fare tutte le telefonate che deve per verificare questi documenti, che ovviamente non possono essere in originale, sono fotocopie, perché, come le ho detto, ero latitante per scelta in Argentina. Non è che il volo intercontinentale passava per il tribunale di Messina a bassa quota, il cancelliere mi tirava gli originali e poi atterrava a Roma. E quindi, insomma, vabbè, mi accompagnano, mi hanno fatto presto, stati gentilissimi, anzi se poi sentiranno questa registrazione vi saluto, ovviamente li ringrazio, perché poi ci siamo anche divertiti, ovviamente parlavamo un po' di lavoro, gli ho dato anche una mano a sistemare il computer, vabbè. Comunque, dopo un'oretta, dice: ma Lombardini, ma lei proprio sabato pomeriggio alle 6:30 doveva atterrare nel mio aeroporto, perché il tribunale era chiuso. Ho detto: guarda, facciamo così, chiamiamo l'avvocato, le faccio mandare una PEC, lei si solleva da ogni responsabilità, mette il cuore in pace, si ritira, fa la sua scelta e poi io prendo il mio aereo, perché spero che lei sia per la giustizia, no? Sia un uomo di legge, rispetti la legge. Insomma, torna con un sorriso anche lui, finalmente sono riuscito a far sorridere anche quello, torna sorridendo: guardi, le lascio il mio numero di cellulare, perché se per caso lei ritorna a Roma in aerostazione e ha qualsiasi problema, mi chiami a me subito, perché così facciamo prima. Ho detto: grazie, me lo sono salvato. E poi mi hanno accompagnato, io penso di non avere nemmeno il passaporto timbrato, perché cioè, mi hanno accompagnato direttamente al gate, cioè non ho controlli, non ho fatto niente. Quindi insomma, prendo l'aereo, vado a casa, eccetera eccetera. Questo per dirvi che, partendo dal presupposto che la Repubblica Italiana è anche una società privata, dobbiamo considerare una cosa, che il diritto non è che ce lo siamo inventati oggi o l'ha scritto una legge l'altro giorno qualcuno, cioè ha delle origini e dei fondamenti che trovano origine veramente milioni di anni fa. E quindi se noi andiamo a vedere da dove nasce il potere, il controllo, andiamo a capire da dove nascono le dittature, da dove nasce la possibilità di comandare, perché una legge impone qualcosa. E quindi quando noi passiamo attraverso delle guerre, capiamo che c'è qualcuno che vuole prevaricare la libertà di qualcun altro. E quindi questo ha fatto capire all'umanità, nei secoli diciamo, che quello che a noi interessa è vivere in pace, a meno che non ci sia qualche guerra fondaio, ma può alzare la mano, perché penso che ha sbagliato l'unione, eh? Nel senso che noi qui preserviamo la pace, quindi ricerchiamo quello che è il bene prevalente, penso, per tutti, che è la pace. E quindi l'associazione Veritas si prefigge di preservare la pace. In effetti, tra le strategie e le documentazioni nostre, c'è proprio una richiesta di adesione
al corpus vivendi, e quindi voi vi elevate a status quo di uomo e donna viva, normale, che però non è cittadino. Cioè prima è uomo e donna e poi eventualmente cittadino. Quindi tornando un po' alle guerre, perché oggi non ci sono, diciamo, ufficialmente più guerre? Perché poi in realtà questa è già la quarta guerra mondiale, perché la terza l'hanno già vinta, siamo già nella fase 4, però diciamo che non ce l'hanno solo pubblicamente detto, ma perché non fanno più la guerra? Perché se qualcuno oggi venisse qui e con la forza e con la prevaricazione vi mettesse le catene, voi cosa fareste? Vi ribellereste, perché è evidente che sentite questa prevaricazione della vostra libertà. Ma se queste catene non esistono e voi volontariamente accettate di accettare qualsiasi richiesta, beh, schiavitù anche quella. Siete voi che volontariamente andate a ricercare l'imposizione di una regola, di un regolamento che vi riporta a uno stato di obbedienza. Ok? Quindi, quando si va a vedere i fondamenti del diritto e si dice che il diritto è gerarchico, vuol dire che c'è una prevalenza sui fondamenti del diritto. Cioè, i canoni che determinano una legge sono prevalenti rispetto a tutte le leggi sottostanti. Quindi la prima legge, se vogliamo banalizzare, è quella dell'universo, le leggi universali. Poi successivamente dopo ci sono le leggi della natura. Quindi io, per semplificare, mio figlio gli ho spiegato, le leggi naturali sono semplici: il fuoco brucia, l'acqua bagna. La forza di gravità, se vai sul tetto a giocare a pallone, non è il massimo, perché tende ad attrarti verso il suolo. E quindi l'ha capito subito mio figlio. Ora, dire che questa legge è prevalente è evidente, perché prevale addirittura sulla nostra volontà di accettare o meno questa legge. Perché che voi accettiate o no il fatto che il fuoco brucia, brucia. Poi, io ve lo sto dicendo, se non ci credete, mettete la mano sul fuoco. Però poi quando avrete capito direte, c'aveva ragione Lombardini, brucia. Quindi da là, dalle leggi naturali, scendiamo alle leggi che tutelano i diritti dell'uomo. Queste leggi sono sancite dalle carte dei diritti umani, che sono state accettate da tutti gli stati del mondo, forse qualche mangia bambino ancora ci sarà, sparso per il mondo in qualche isoletta autoctona, però insomma tecnicamente è stata accettata da tutti, e quindi sono state poi trasposte questi diritti inalienabili dell'uomo nelle Costituzioni. In effetti molti articoli della Costituzione italiana fanno un espresso e chiaro riferimento a tutte le leggi della tutela dei diritti umani. Ora, se voi riflettete un attimo, l'articolo 1, e non è uno perché non sapevano che numero mettere, ma perché proprio il primo da cui si parte, è: la sovranità appartiene al popolo. Non c'è scritto appartiene ai cittadini, che la esercitano in conformità alla Costituzione. Questo vuol dire che la legge sta già dalla parte nostra. Il problema è che non lo sappiamo. Quindi, se noi oggi diciamo che la legge è dalla parte nostra, è perché ne siamo certi. Quindi, partendo da questo presupposto, se io ho un problema giuridico, posso solo vincere se la legge sta dalla parte mia, se la strategia è pragmatica, etica e intelligente. Dall'altra parte, se non conosco questa legge, utilizzerò quello che conosco, il sistema positivo. Cioè, quindi, andando avanti con la gerarchia del diritto, dopo le leggi costituzionali ci sono tutti i codici di procedura penale, civile, amministrativo, fiscale e stradale. Ma un codice, per essere violato, deve essere prima accettato. E per essere accettato, cioè io, qualcuno mi fa una richiesta, e io dico sì, no, quindi accetto o non accetto. Ma diciamo che noi siamo stati proprio tratti in inganno, perché contro la nostra conoscenza e consapevolezza accettiamo incondizionatamente nel momento in cui ci identifichiamo in quell'amministratore di quella società italiana che vi spiegavo prima.
Perché essendo che la legge non ammette ignoranza, quello è una società nostra, tu diciamo così, sei l'amministratore, e beh, allora non puoi non sapere che se non circoli senza cintura ti togliamo 5 punti, prendi 80 euro di multa o perdi, non so quant'è la multa, perché non le ho mai pagate, non lo so. Quindi, poi le barzellette le lascio alla fine, anche così. Ok, quindi sostanzialmente questa è la situazione. Oggi noi abbiamo creato un'associazione per la difesa e la tutela dei diritti dell'uomo. Perché? Perché ci sono vari movimenti, vari gruppi di individui che stanno studiando, ricercando la libertà, seguendo il diritto, perché io credo che l'unico modo che ci sia per vivere in pace sia preservare la pace e seguire la legge, perché non c'è altro modo, almeno io penso che sia così e sia condivisibile questo punto di vista. Quindi quello che credo sia importante è creare un senso di associazione, strutturazione per diventare un corpo solo e fare una massa critica che possa far valere i propri diritti. Quindi per noi come associazione, tra le cose più importanti, al di là di farvi una buona lettera legale, congiuntamente redatta, ma che voi firmerete e voi manderete alle istituzioni per mettere un punto fermo sulla vostra volontà in conformità alla legge, non potevamo fare, perché se condividiamo una strategia che è vincente, l'importante è non cambiare rotta. Cosa significa questo? Che se ci fosse una legge che dice di pagare 50 euro e una di pagare 70, voi cosa fareste? Aspetto un'alzata di mano. Chi vorrebbe pagare 50? Bene, 1, 2, 3, bene. Chi vuole pagare 70 deve avere un commercialista, anzi lo saluto, che è presente, il mio qui in sala, quindi così, lui mi dice, ma paga 70 che così non ti rompono più le scatole, hai capito? E stiamo tutti tranquilli. Allora, io invece pragmaticamente vi direi, visto che noi vogliamo rispettare la legge, non vogliamo violare nessuna legge, non paghiamo nulla. Perché io devo essere certo di non violare nessuna legge. E se pago 50, violo quello da 70. E se pago 70, violo quello da 50. Ma c'è ragione, signore, così. Quindi voglio dire, alla fine si tratta di condividere una strategia che deve essere comune. Ovviamente, strategicamente noi abbiamo strutturato questa operazione di difesa dei diritti umani che sono i vostri, quindi siete voi che dovete capire che nelle vostre mani il vostro futuro, perché io non posso più che raccontarvi le mie esperienze, se volete ce n'ho da raccontarvi fino a domani, poi però avete visto che mi piace mangiare e a un certo punto andiamo a cena stasera, però insomma le sto provando un po' tutte, sia in Spagna che in Austria, in Italia, mi vogliono sequestrare la macchina in Spagna e quindi un piccolo accenno così giusto per fare due chiacchiere, no? Mia moglie la fermano, c'è una legge che c'è anche qua in Italia, che se uno è regolarmente residente in una nazione dopo 6 mesi e ha una macchina targata estera, straniera, deve immatricolarsi l'auto. Piccolo dettaglio tecnico, che l'auto non è mia, è a noleggio, quella che utilizza mia moglie. Ma quindi la fermano, lei vive qui? No. Attenzione, no, gli ha detto di no, sono in vacanza. Loro avevano già il verbale precompilato, regolarmente residente, cioè non è che poteva cambiarlo, era già compilato, stampato a macchina. Quindi ha detto, scusi, ma quindi lei è in ferie qua? Sì, dov'è? E gli dà l'indirizzo di casa e quindi loro scrivono regolarmente residente in via. Quindi loro hanno già violato la legge perché hanno dichiarato il falso in un atto pubblico. Deve firmare qua, un attimo devo chiamare mio marito. Ma è una chiamata della polizia? Cosa vogliono? Devo firmare un verbale, passami il poliziotto. Guarda, c'è mio marito che vuole parlare con lei. No, no, va bene così. Non firma, si rifiuta di firmare e gli consegnano il verbale. Ovviamente arrivo a casa, moglie, ecco, adesso ci pensi tu a mettere il posto staroni, eh? Sì, va bene, amore, tranquilla, dai, adesso faccio un attimo 2 o 3 giri, poi mettere a posto anche questa cosa qua. Entro 10 giorni presentarsi all'ufficio doganale per immatricolare la macchina. 12 giorni, che ero a Roma. Mi chiama mia moglie, sei una testa bip. Cosa c'è? C'è la polizia che mi vuole sequestrare la macchina. Dove sei? A casa. No, dove? Dentro casa, fuori casa, con una ruota fuori e una ruota dentro casa.
dove sei? Ma cosa cambia? No, da adesso le domande le faccio io. Dove sei? Sto uscendo dal cancello. Sei in macchina? Sì. Bene. Quanti sono? 4. Passami il poliziotto. C'è mio marito che vuole parlare con lei. Parto così. Buongiorno. Mi faccio un'offerta commerciale interessante. Guardi, io sono venuto a sequestrare la macchina. Guardi, io la ringrazio, ma non è per niente interessante questa offerta. Ovviamente in spagnolo. No, non intende. Io sono la polizia e sto qui per bloccarle il coche. Cioè, sono la polizia, no? Forse non ha capito. Io sono qua per bloccare la macchina. Ma guardi, forse è lei che non ha capito. Io la ringrazio, ma non sono interessato. Ah, ma così non andiamo da nessuna parte. Ma guardi, io sono sposato, non devo andare da nessuna parte. No, ma lei non ha capito. Io lavoro per lo Stato spagnolo. Sono la polizia. Guardi, io sono felice per lei che lavori per lo Stato spagnolo. Ognuno lavorerà per chi vuole. Ma io non prendo ordini dallo Stato spagnolo, nemmeno da lei. A meno che lei non mi voglia dare degli ordini. Mi sta dando degli ordini? No, però io devo fare il mio lavoro. Ah, certo, lei lo sta facendo, infatti. Ma non lo può finire, non lo può portare a termine il suo servizio perché io non sono interessato. Ripassa il telefono a mia moglie. Ha detto, vabbè, non capiscono nulla questi. Torna indietro e parcheggia l'auto. Questi la seguono dentro casa. Oh, mi aspetto, siete a casa mia adesso. Scusa, dove sei adesso? Ho parcheggiato. Dove sono loro? Hanno circondato l'auto. Bellissimo, l'hai detto. Ce l'hai il telefono un altro? Sì, sì, ce l'ho. Ok, inizia a riprendere tutto. Ripassami il poliziotto. Riprendi la mentre gli parlo. Sì, sì. Allora, gli dico, scusi, ma lei dov'è adesso? Io sono qui, devo bloccare la macchina. No, 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 non ha capito la domanda. Lei dove si trova in questo momento? Ha seguito mia moglie dentro la mia proprietà privata? Beh, certo. Ma mi scusi, ma lei ce l'ha un mandato di perquisizione? No. Ah, ecco, punto. Quindi lei ha violato il mio domicilio? Bene. Ma mi scusi, lei è armato? Certo, sono poliziotto. Mi scusi, ma io per obiezione di coscienza ripudio la guerra. Cioè, lei è armato, io ho 2 figli piccoli. Cioè, lei esca immediatamente dalla mia proprietà. No, ma lei non ha capito, io devo sequestrare la macchina. No, guardi, faccia una cosa, mi dica come si chiama, mi dia il suo identificativo. Perché lei sta violando i miei diritti inalienabili. E quindi sta violando la pace, sta violando il domicilio, sta imponendo e ordinandomi delle cose che io non sono obbligato per legge a eseguire. No, ma guardi, no, 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 facciamo così allora, non si muova, chiamo io la polizia e la faccio arrestare. No, ma lei non ha capito, io sono la polizia, ma no, lei che non ha capito, perché se lei non ha capito che sta violando i miei diritti e io voglio che questi vengano preservati, cioè lei è responsabile di quello che sta facendo o no? Ma lei è sicuro di essere un poliziotto? Allora a un certo punto ripassa il telefono a mia moglie fa, se posso direi un bip, ma che bip gli hai detto? Che sono qua che saltano come 4 grilli, tu non ti preoccupare, ho detto, adesso fai così, lascia i tuoi documenti personali nel cruscotto, lascia le chiavi della macchina nel cruscotto, esci dalla macchina con la chiave, continua a riprendere e non apri bocca. L'unica cosa che mi dici in questo video che stai facendo, sempre inquadrando ogni singolo poliziotto, è una domanda, e a qualsiasi domanda rispondi con una domanda. Mi scusi, ma questa non è proprietà privata? Mi scusi, ma questa non è proprietà privata? No, no, a me no, No, a me non mi può riprendere. Mi scusi, ma questa non è proprietà privata? No, no, a me no, Mi scusi, ma questa non è proprietà privata? No, no, a me no. L'ultimo, il genio, ha tirato fuori il telefono e ha iniziato a riprendere mia moglie. No. Oh. Oh. Bellissimo. Perché mia moglie, ormai l'ha capita anche lei, mi scusi, ma cosa fa? Mi sta riprendendo? Allora a un certo punto, questo gli fa, no, no, è il flash. Quindi, questo ha violato anche la privacy, perché è dentro proprietà privata, senza mandato di perquisizione, senza un ragionevole motivo per invadere la proprietà altrui, e in più ha violato la privacy, perché lui è un pubblico ufficiale, cioè dice la parola stessa, pubblico, cioè è pubblico, non è privato, è pubblico, e in più è ufficiale, cioè è proprio ufficiale che è pubblico. E quindi voglio dire, io invece sono privato, cioè sono un individuo, e quindi se io non commetto un crimine non mi puoi riprendere, ok? Diciamo che poi in realtà l'articolo 234 del codice di procedura penale, oltre a varie sentenze di Cassazione,
prevedono che io, essendo parte attiva di un dialogo, posso, senza il consenso del mio interlocutore pubblico o privato, quindi che sia un pubblico ufficiale o meno, acquisire prove audio-video senza il suo consenso, purché io sia parte attiva del dialogo. Questo cosa significa? Che mia moglie aveva tutto il diritto di riprenderlo. Quindi, vabbè, va avanti la storia, però questo era un episodio, poi sono andato anche fino in dogana, vi racconto anche questo, dai. Tanto così, vado in dogana, ovviamente registrando, no? Buongiorno, lei, una signora anche simpatica, di una certa età, lei mi deve aiutare, signora. Se posso, mi dica qual è il suo problema. Ma ne ho tanti di problemi, ma questo è interessante, gli dico, guardi, mi faccia capire che legge possiamo usare, io e lei, per commettere un reato. Non ho capito. Lo provo a spiegare perché non ho capito neanch'io. Allora, guardi, questo è il verbale che non è firmato, quindi no, non è che è proprio troppo valore giuridico, diciamo, che dice che io devo immatricolarmi una macchina. Questo è il contratto di affitto, noleggio, capisci, intendi, no? Noleggio, di un'auto, non è mia proprietà, non è mio, cioè se lei mi dice che legge usiamo per rubare le macchine a quelli che le noleggiano, io lo faccio. Questo è panico totale. Aspetti, prendo un libro alto così. Detto, questo non l'ho letto. Speriamo che non faccia domande, spagnolo difficile, questo non l'ho letto. Codice di procedura amministrativa internazionale su Google, non so. La macchina è sua? No, domanda facile, la sapevo. Ma lei vive in Spagna? No, vivo nel mio corpo, ma questa è un'altra storia. Nel senso che ognuno si terrà il suo corpo, voglio dire, non è che io posso vivere nel corpo altrui, no? Cioè, dove vivo? Nel mio corpo, lei vivrà nel suo, cioè ognuno si terrà il suo a un certo punto. Poi oggi sto in Spagna, oggi sto in Italia, cioè dove vivo? Qua, adesso e ora. Cioè, non è che vivo forse in una residenza, vivo nel mio corpo. Però appunto un'altra storia. Insomma, andiamo avanti, una mezz'oretta va, viene, comincia a sudare. Abbi pazienza che fra un po' c'è pranzo, fame. Insomma, torna dopo mezz'oretta, guarda, io parlo con il capo della dogana, a noi non ci interessa. Lei deve pagare l'immatricolazione. Oh, il pizzo deve pagare, bellissimo. Ho detto, ma guarda, mi tolgo una curiosità. Quanto sarebbe questo costo di immatricolazione? Beh, la macchina quanto vale? E che ne so, non è mia, gli ho detto. Un'altra mezz'ora, foglio, un altro foglio, C4, 2, a 4, a 5, a 6, vabbè. 696 euro, poco, no? Ah, è pochissimo, gli ho detto. Quindi le faccio il modulo per il pagamento? No, facciamo così, paghi lei, bisogna che poco, c'è ancora poco. Ma la macchina non è mia, ma nemmeno mia, cioè abbia pazienza, mi faccia capire come faccio io a pagare per una macchina che non è mia. Insomma, la buttiamo in cacciara, nel senso che mi dice, ah, allora lei non è d'accordo, però questo ve lo racconto perché è importante. Mi dice, beh, allora lei se non è d'accordo, facciamo un modulino, piccolino, lei mi fa una firma che va al nostro reparto tecnico interno e fra un mesetto le facciamo sapere se accettiamo il suo ricorso. Guardi, mi sembra bellissimo. Ma io purtroppo per religione non firmo neanche gli auguri di Natale. Ma quindi lei non firma? No. Firmi lei se vuole. Ma firmo io non posso firmare, neanche io. Allora a un certo punto mi fa. Allora mi dà un documento. Ah mio? Ah, non lo sapevo. Ah, non ero preparato, ho detto. Sono venuto senza documenti. Ho commesso qualche crimine? No. Anzi. E allora devo fare delle fotocopie. Faccio fotocopie. Fotocopie il verbale e il contratto di noleggio, che ovviamente era intestato a una delle società mie spagnole. Vado in ufficio. Ragazzi, ci divertiremo. Arriva la polizia, tranquilli. Allora, se hanno il mandato, mi chiamate. Se ci sono io, visto che sono l'amministratore, ci penso io. Se non ci sono io, che sono l'amministratore, non li fate entrare uguali, me li passate al telefono. 3 giorni, 2, borghese, mi viene da ridere perché mi ha chiuso la porta in faccia, ma è stato un incidente veramente, nel senso che era il primo giorno d'estate e c'è l'ufficio dove c'erano un po' di ingegneri e praticamente c'era la porta vetri aperta che era in discesa, quindi c'era uno sbalzo di quasi 1,10 m,
questo è un borghese, si avvicina, guarda l'ufficio, così, no? L'ingegnere mi fa, guarda che secondo me c'è la polizia. Ho detto, chiudi la porta a vetri. Questo fa per chiudere quello, in quel momento fa per balzare dentro, quindi rimbalza contro un vetro e va fuori. E allora esco, così, col telefono qua, che stavo già riprendendo. Io mi dispiace, spero non si sia fatto male questo adesso. Apro la porta, buongiorno, posso aiutarvi? Cioè, questo saltava dentro come un grillo, non so cosa voleva. Mosse le squadre, mi mette un tesserino qua. Io poi da vicino non ci vedo tanto, ho detto scusi, non vedo tanto, si allontana un po'. Questo è bello, non l'avevo ancora visto, gli ho detto, bello, fatto bene anche solo qua. Ok. Guardi, noi siamo qui per fare un'indagine di polizia. Guardi, io invece la informo per correttezza che per sicurezza e per tutelare i miei diritti inalienabili io la sto riprendendo e per tutelare anche la sua sicurezza. No, lei non può, siamo in Spagna. Ah, sì, non me ne ero accorto che siamo in Spagna, ma io guardi che sto parlando di diritti inalienabili umani, cioè non sto parlando di leggi spagnole. No, ma lei non ci può riprendere perché noi. Ma non vede come siamo vestiti? Beh, insomma, io a me non mi dispiace, io ho detto, guarda che poi in realtà ognuno si vestirà come vuole, qua. Cioè io oggi ho messo una giacca a scacchi, quadretti, non so. Cioè qui capite che io oggi sto cercando di farvi riflettere su quello che in realtà è una finzione, perché ognuno di noi interpreta un ruolo. Siamo degli attori di un teatro. Io mi diverto, si vede, no? Però voglio dire, quello pensa perché solo perché è vestito di blu o di nero o di grigio che comanda, ma non è così, perché la legge è uguale per tutti. Se poi uno si veste di blu, si vestirà di blu, se uno si veste di grigio sarà un finanziere, se uno si veste di nero sarà un carabiniere, ma prima è un uomo, è una donna che sta esercitando una professione, quindi io li capisco. Che loro stanno esercitando il loro lavoro, ma non possono esercitare il loro lavoro violando i diritti inalienabili. Perché i canoni che determinano un crimine sono a livello mondiale soltanto tre. Quindi basta non commettere perdita, danno e frode. Tutto il resto è una violazione di un codice. Quindi, se io so che non ho commesso danni, perdite o frodi, danni fisici, materiali, perdite fisiche, perché io posso anche dare una coltellata a uno, uccidere, una perdita della vita, che è uno dei danni maggiori, cioè omicidio. Quindi capite che queste sono leggi comuni che valgono nel mondo, per tutti, e quindi condivisibili da tutti. Poi in realtà ogni Stato, ogni nazione può crearsi dei codici di procedura, delle leggi specifici per le loro nazioni. Quindi, in ogni caso, se noi non commettiamo uno di questi tre elementi, danno, perdita o frode, non rientriamo nella loro giurisdizione, perché vedete, se un pubblico ufficiale vede un reato in flagranza, è obbligato per legge ad intervenire. Ma tutto il resto è praticamente un'accettazione contrattuale. Adesso arriviamo un po' a quello che facciamo con l'associazione, perché vi ho un po' appunto fatto sorridere, no? Per raccontarvi un po' le mie esperienze, ma insomma poi ce ne sono molte altre, le tengo per la prossima conferenza, così almeno ve la guardate con un po' di interesse, no? Però vedete, è tutto basato sul commercio, quindi partendo da questo presupposto, noi non facciamo altro che determinare, secondo dei termini e delle condizioni conformi delle leggi e dei trattati di diritto internazionale, una volontà chiara che rigetta e non ricorre ad un'offerta contrattuale. Lo dice la parola stessa, rigetto, cioè quando uno ha un trapianto nel proprio organismo, dottore dice speriamo che non ci sia il rigetto, perché è un problema il rigetto, perché un corpo esterno entra in un organismo che è perfetto e se c'è il rigetto, cioè l'organismo non lo accetta. Beh, voi dovete capire che voi siete felici, non lo sapete solo, quindi io cercherò di contagiarvi questa sera.
e farvi capire che la felicità è contagiosa. Quindi se voi iniziate a capire che quando vi fermano per strada e vi fanno un verbale, cioè per carità, è importante che non oltrepassiate, diciamo, oltre i 40 km orari rispetto al limite per un discorso etico, che non create danno a terzi, tutte le altre multe, quindi che io posteggi la mia auto su un pezzo di terreno che è stato colorato di blu, giallo, verde, azzurro, viola, poi se ci mettono il verdino pistacchio costa ancora di più, cioè voglio dire, qua si colorano i pezzi di terra, cioè io gli vorrei chiedere l'atto di vendita, cioè praticamente il creatore ha creato la terra e gliel'ha venduta loro, quindi proprietà loro, e quindi noi dobbiamo pagare perché proprietà loro, la terra è di tutti, e allora se è di tutti fammi capire perché io, solo perché tu l'hai dipinta di blu, devo pagare qualcosa. Quindi sostanzialmente quando noi andiamo a vedere tutta questa parte procedurale, noi andiamo a determinare un rigetto, che vuol dire che noi non accettiamo questa offerta. C'è una sostanziale differenza tra l'attività giuridica che viene esplicata, cioè esercitata dagli avvocati, perché loro utilizzano soltanto il diritto positivo, cioè quella parte che discende dal diritto naturale e il diritto che tutela i diritti dell'uomo, eccetera, eccetera. Quindi è un po' come guardare un quadro e guardare solo i 10 centimetri del quadro. Quindi quando io ho questi 10 centimetri, perché l'avvocato ti dice, ma la legge è questa, io devo usare questa legge qua, che sta dentro questo quadrato. E io dico, sì, ma i miei diritti umani stanno fuori da questo quadrato, qua non ci stanno. E io però ho capito che sono un essere umano e io voglio che questi diritti, che sono inalienabili, siano rispettati. Quindi questo per dirvi che noi seguiamo scrupolosamente una serie di leggi che sono prevalenti rispetto a quelle che loro ci vogliono far accettare. Quindi a questo punto vi spiego un po' la struttura dell'associazione. Abbiamo un ufficio legale interno di consulenti, mi spiego meglio, cioè abbiamo vari avvocati che collaborano e hanno collaborato nelle stesure di alcuni documenti, ma sono consulenti, perché noi non esercitiamo l'avvocatura, in effetti siete voi che richiedete di far valere i vostri diritti inalienabili secondo legge, e quindi abbiamo un ufficio legale interno, abbiamo il vicepresidente Malata De Cerasuolo, il segretario del Cerco di Cosenza, abbiamo il responsabile delle pubbliche relazioni che è il dottor Casetti Michele, abbiamo il responsabile del network marketing che poi vi spiego che, qual è il veicolo di distribuzione, Massimiliano Leone, poi ci sono tantissimi collaboratori, revisori delle pratiche, supporter, sono anche presenti qui in sala, quindi insomma io devo ringraziare veramente tutti gli individui fantastici che mi hanno aiutato fin da subito nell'ottenimento e la creazione di questa realtà, proprio perché non è semplice. Una cosa fondamentale che non vi ho detto, che non ho inventato nulla io, nel senso che giuridicamente noi siamo altro che una trasformazione, direi, di una fondazione che si occupava dei diritti umani a Roma, la MAT Bonifacio, che opera dal 2011. Quindi io già nelle conferenze precedenti ho sempre spiegato che ha il 100% di cause, se così possiamo chiamarle, perché sono contenziosi commerciali, vinte. Questo spaventa tantissimo, ma purtroppo la verità è solo una. Cioè noi possiamo distorcerla, possiamo dimenticarcela la verità, ma non possiamo cambiarla. Quindi quando la MAT Bonifacio ha seguito le cause che ha seguito negli anni, e parliamo del 2011, quindi sono 7 anni ormai, ha portato all'ottenimento del risultato. Ora, a noi non ci interessa la medaglia, spilletta d'oro, avete vinto, bravi. A noi ci interessa risolvere il problema. Qual è il problema di oggi? Che non ci lasciano più vivere. Perché parcheggi di qua è blu, di là è giallo, verde, apri l'azienda, controllo fiscale, i corrispettivi, l'estintore, la tabella, l'insegna, e che cavolo. Cioè non riusciamo più a essere felici, non riusciamo più a creare quello che è il nostro potenziale, l'economia, la felicità, la condivisione.
cioè, mi viene da ridere perché poi qua alla mia destra, cerco di non guardarlo perché poi andiamo su un argomento piccante, ma questo ve lo anticipo, ci sono anche artisti molto creativi che si sono innamorati della nostra associazione perché hanno capito che noi siamo bellissimi come esseri umani, abbiamo un dono enorme, cioè della creazione, quindi noi qualsiasi cosa ci mettiamo in testa di realizzare, noi la realizzeremo, purché lo facciamo con passione, quindi poi dopo sarà uno dei nostri assistiti che faremo un dissequestro in differita, perché ricordo che abbiamo creato anche protocolli di difesa per gli esercizi commerciali e quindi cerchiamo di ridare quello che già era nostro, cioè la libertà e la possibilità di lavorare, se poi riusciamo anche a divertirci, tanto di guadagnato. Quindi tornando un po' alla struttura, l'associazione è composta da vari collaboratori, che ringrazio tutti, ognuno per le competenze e per gli aiuti che ci ha dato. Devo ricordare il sito istituzionale che è associazioneveritas.org, da dove voi potete andare a ricercare tutte le informazioni di giurisprudenza, di diritto, di economia, di sovranità e riferimenti storico-giuridici su cui noi abbiamo basato tutta questa documentazione che abbiamo creato, e quindi potete iniziare ad informarvi sui vostri diritti. Ovviamente abbiamo dei progetti molto ambiziosi a brevissimo, cioè la creazione dell'applicazione Vidi Veritas, che non è altro che un applicativo che già servirebbe, nel senso che immaginiamoci di trasmettere in diretta, come siamo oggi noi in diretta, direttamente con la centrale operativa nostra, dove c'è un consulente come me. Mi viene da ridere perché immagino io, se mi metto a guardare quello che succede anche attraverso, e vi dico ma è un ordine, una richiesta, ma insomma creeremo dei protocolli standard di risposte dove andremo ad informare i nostri fratelli in divisa della nostra volontà di vivere in pace, di essere rispettati e di non volere più essere complici di un'attività, diciamo, fraudolenta, per essere gentili, nel senso che oggi sentirsi dire le tasse vanno pagate perché dobbiamo pagare il debito pubblico, per me è grave, nel senso che il debito pubblico, ho una brutta notizia da darvi, non può essere chiuso, ma questo lo posso spiegare a mio figlio che ha 10 anni, perché lui a 8 mi ha spiegato la riserva frazionata, no, il signoraggio bancario. Ve lo racconto perché così capite. Avevo 8 anni e mi diceva sull'altalena: papà, ma perché tu vai sempre a lavorare? E dico: guarda, sai, tu vai a scuola, i vestiti, la mamma, mangiare, cioè un bambino di 8 anni è un po' difficile fargli capire il sistema economico finanziario in cui ci siamo ficcati. E quindi dico: ci servono i soldini piccolini, perché i bambini piccolini, i soldini. Allora lui mi guarda e mi dice: ma papà, ma tu sei intelligente, grazie, perché non inventi una macchina per fare i soldi? Porca miseria, non ci avevo pensato. Cioè, voglio dire, mio figlio ha già capito il diritto, quindi se voi avete dei dubbi, quando un poliziotto, un carabiniero, l'istituzione vi fermano, dico: un attimo, chiamo il mio consulente, se avete un figlio chiamate vostro figlio e dici: ma secondo te io devo fare quello che dice questo qua che è vestito di nero? No. È tuo papà? No. Ah, allora no. Mi scusi, ma lei è parente con mia mamma? Perché io glielo ho chiesto a un poliziotto: mi scusi, ma lei ha qualche grado di parentela con mia madre? Perché a me mia mamma mi ha detto che mio papà era un altro. Questo mi fa: ma cosa sta dicendo? Scusi, io gli ordini li prendo solo da mio padre. Cioè io seguo quello che è la logica e la natura. Abbi pazienza, ma lei neanche, cioè, neanche mi ha invitato a cena. Ancora? Voglio dire, qui cioè, ci siamo persi per strada, le cose belle della vita. Bisogna divertirsi. Cioè, ovvio che io non è che voglio sfottere le forze dell'ordine, anzi, io faccio già un appello a tutti i nostri fratelli in divisa, e già ce ne sono tantissimi e li saluto veramente, perché io anche ho in divisa, quindi voglio dire, ce ne sono anche qualcuno presente, anche se la divisa di quel colore non me la ricordo esattamente com'era, però voglio dire, ecco, questo per dire che ognuno di noi ha una grossa responsabilità, e la responsabilità primaria è quella di essere felice. La seconda, ho una bruttissima notizia da darvi, e una bellissima. Quale volete sentire prima? La brutta. La brutta. Allora, voi siete liberi,
la bella, che dipende da voi. Allora, non so se ho sbagliato a dirvi la bella o la brutta all'inizio, però questo per farvi capire che se noi è vero che siamo nati liberi, beh, allora è vero che siamo stati condannati alla libertà. E se siamo stati condannati alla libertà, questa è una croce, perché fin tanto che voi non capite che le catene sono dentro la vostra testa, e beh, allora voi sarete schiavi di voi stessi. Ora vi racconto, perché così vi distrago un po', perché abbiamo già fatto mezz'oretta di diritto comparato, non ve ne siete accorti, ma vado avanti con l'altra mezz'oretta. Sapete come fanno a rendere schiavi o a domesticare gli elefanti? Chi l'ha già sentita ovviamente non mi dica io, perché cioè, è troppo facile. Però diciamo che l'elefante in natura è uno degli animali, perlomeno indiani, molto forti, e quindi non è proprio semplice addomesticarlo, perché comunque io credo che sia naturale pensare che tutti abbiamo diritto alla libertà. Quindi l'elefante, quando viene catturato, viene messo con un piede, una catena e un palo piantato per terra. L'elefante è piccolo e quindi cerca di liberarsi facendo il mezzo passo in più, ma non ce la fa perché il palo lo tiene fermo. Però man mano che cresce, io proprio l'ho visto perché sono stato recentemente in Thailandia, cioè allargano l'anello, ma la catena non gliela tolgono mai. Quindi lui ha la percezione di avere la catena sempre e si abitua che non riesce a liberarsi da questa catena. E quando è grande, lui potrebbe sradicare un albero con un mezzo passo, ma non lo fa, perché sa che fin da piccolo ha già tentato una, un'altra volta e non ci è mai riuscito. Quindi lui si è posto il suo limite nella sua mente e questo lo rende schiavo di se stesso. Però posso anche spiegarvi come si può addomesticare una pulce, eh? Basta prendere un bicchiere di vetro, si capovolge con la pulce dentro e quella salta, sbatte la testa, dice porca che male. A un certo punto, quando avrà saltato un bel po' di volte, che si sarà fatta un bel po' di male alla testa, non salta più. Io tolgo il bicchiere, ecco che la pulce non salta più. Ora, voi siete esattamente come l'elefante e la pulce. Non per offendere né voi, né l'elefante, né la pulce. Perché chiaramente vi siete posti dei limiti che nemmeno voi sapete perché ve li siete posti. E vediamo perché ve li siete posti. Sapete come fanno a catturare le scimmie? Sempre riferito a chi non ha già visto la conferenza, ovviamente. Perché, vedete, per catturare un animale selvatico, libero, non è tanto semplice, perché quello mica dice, sai, io devo domesticarti, ti devo catturare vivo, no? Allora fanno così, è interessantissimo. Fanno un buco nell'albero, se si trovano nella foresta, e usano una zucca nella sabbia, la ricoprono con la sabbia e fanno un buco. Mettono una banana all'interno, la scimmia è famosa per essere molto affamata, e noi siamo come le scimmie in questo momento. Cioè ognuno di noi ha la casa, tre macchine, tre case, cioè è attaccato a quello che ha. E quindi la scimmia cosa fa? Mette la mano dentro il buco, c'ha la banana in mano, dice questa non la mollo più. Però poi chiudendo il pugno la mano non esce più dal buco ed è talmente attaccata a questa banana che non riesce a liberarsi, viene catturata viva. Quindi ora voi oggi avete il problema, ma cosa devo fare io? Devo pagare il quintale o no? Perché poi mi bloccano la casa, mi sequestrano la casa, la macchina, come faccio ad andare a lavorare? Quindi abbiamo un retaggio mentale che ci tiene schiavi di noi stessi. Ora, se noi abbiamo capito che la Repubblica Italiana è una società privata e che nessuno ci può imporre nulla, a meno che non abbiamo commesso un crimine, beh, allora, scusate, fatemi capire, eticamente è giusto o non è giusto pagare una tassa che mi sta portando via la vita, la felicità, il lavoro, e la famiglia, e la casa, e il diritto alla vita? Beh, secondo me è più importante tutto quello che ho enunciato prima. Quindi voi capite che si tratta solo di dare delle priorità e di fare delle scelte. Ora si tratta di fare le scelte giuste. Quindi, tornando all'applicazione che stiamo sviluppando e le energie dell'universo ci stanno aiutando a facilitare questi compiti che non sono tanto facili tecnologicamente, diciamo che creeremo questo applicativo che vi collegherà direttamente in diretta
come se fossimo in trasmissione Facebook in diretta con la centrale operativa. Lì il nostro consulente vi segue, quindi non siete più soli, perché già non siete soli, perché siete un corpo unico con l'associazione, un insieme di uomini e donne liberi e pacifici, e quindi vi consiglia come meglio rispondere al nostro interlocutore, che è un nostro fratello, che però ha una consapevolezza e una conoscenza che magari è inferiore alla nostra, la consapevolezza di che cosa sta facendo, perché nemmeno lui è consapevole di quello che sta facendo. A lui gli ha detto che devi chiedere i documenti e quello te li deve dare, ma in realtà l'articolo 651 dice in Italia che siamo obbligati ad identificarci, non a consegnare il documento. Quindi io posso prendere il documento, tenerlo in mano e dire: guardi, questo mi è stato imposto dalla Repubblica Italiana, io sono un uomo pacifico, libero, voglio continuare a essere libero, ho commesso qualche crimine, questo è il nome che mi è stato imposto all'anagrafe, ma io non sono questo nome, io mi chiamo Michele, figlio di Carlo o Ananna, già Michele dei Lombardini. Quindi capite che dipende dalla vostra percezione che volete trasmettere anche al vostro interlocutore. Quindi con questa applicazione sarete messi in condizione di poter essere supportati in qualsiasi punto vi troviate, purché ci sia una copertura ad internet, diciamo, no? A quel punto noi stiamo già acquisendo le prove. Quindi quello vi dirà: no, ma lei non può riprendere, no, l'articolo 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Andiamo avanti con questa situazione. A questo punto, se per caso la situazione si scalda, ecco che voi schiacciate un tasto, che io me lo immagino rosso, come un allarme rosso, no? Dove praticamente il telefono viene bloccato e quindi ci ha fatto anche un regalo, che ci hanno obbligato a usare telefonini che praticamente non si può più staccare la batteria, che in realtà non è un regalo, poi ve l'ho già spiegato prima di Natale, spero di non aver rovinato il regalo Natale a nessuno, no? Con i termini condition, ma poi ve lo rispiego se volete. Quindi sostanzialmente questo non si può più spegnere, quindi se questo malauguratamente dovesse mai pensare di strappargli il telefono di mano, beh, quella è aggressione fisica, appropriazione indebita, insomma, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, a quel punto il nostro consulente sta già chiamando il suo comandante e avete accettato nei termini condition la geolocalizzazione e quindi noi sappiamo dove vi trovate, in via Giuseppe Verdi a Macerata, per dire. A quel punto chiamiamo il comando dei carabinieri o della polizia o della guardia di finanza, diciamo: lei comandante, bene, lei è un sottoposto che in questo momento è in via Giuseppe Verdi, ha già commesso delle infrazioni gravi, delle violazioni dei diritti umani e dei crimini, dei reati comunque. Quindi noi vogliamo la pace, non è che la stiamo chiamando per dirle che la denunciamo il suo sottoposto, la stiamo chiamando perché vogliamo che lei lo richiami all'ordine e che preservi l'incolumità del nostro associato, anche perché non ha commesso nessun crimine, noi abbiamo già tutte le prove acquisite e quindi o lei è complice o è testimone, perché ci sono solo due opzioni. Quindi quello deve scegliere, complice, no, io no, non sono complice, ecco, lo richiami, altrimenti è complice, perché tanto la telefonata è registrata. Quindi a questo punto finalmente avremo uno strumento tecnologico che ci permetterà non di prevaricare nessuno, ma di far valere finalmente i nostri diritti, perché vedete, purtroppo ci vogliono delle prove certe e quindi quando io mi trovo di fronte a una persona che sta facendo il suo lavoro ma che consapevolmente o inconsapevolmente sta violando i miei diritti inalienabili, se io acquisisco queste prove, beh, insomma, è evidente che noi abbiamo la legge che tutela i nostri diritti. Abbiamo anche nei progetti a brevissimo l'apertura di uffici territoriali, quindi questa è un'informazione che vi dico pubblicamente, nel senso che stiamo già organizzando un ufficio centrale di coordinamento nazionale per tutti gli uffici o tutti i nostri associati che volessero aprire autonomamente, ovviamente, un ufficio territoriale Veritas per poi coordinare e supportare le informazioni, il coordinamento anche sul territorio. Ovviamente la diffusione di queste informazioni avviene attraverso un network. Ora io parlo sinteticamente di questa società
che vive in simbiosi con l'associazione, ma sono due entità giuridiche, ma anche concettuali, completamente scollegate. Cioè, l'associazione si occupa della divulgazione delle informazioni e la tutela dei diritti dell'uomo. La società privata, networkveritas.com, il sito di riferimento, si occupa della distribuzione dei servizi. Quindi sono stati creati 3 abbonamenti che ancora per il momento hanno questa valenza, cioè raggruppano 4 servizi. Il primo è l'annullamento delle multe a un costo che era in teoria promozionale fino a fine anno, ma visti i problemi tecnici siamo un po' in ritardo e quindi ancora per qualche giorno, forse un paio di settimane o 10 giorni sarà così, costerà soltanto 35 euro, e quindi io che prendo un verbale, 2, 3, scusate, un vaso d'acqua. Ho perso proprio la voce. Una lacrima di commozione, anche se mi fa piacere, però mi è proprio andata via la voce all'improvviso. Scusate, ho bisogno del playback adesso. Non c'è più la voce, è andata via. Un attimo. C'è un mimo. Allora, se potete continuare, andate via. Quindi abbiamo il primo abbonamento, grazie. E abbiamo il primo abbonamento, grazie. Ma Activa Plus, speriamo. Non è un ordine, no, è una richiesta. Però è blu, è pericoloso. Però c'ho anche quella rossa, quindi al limite. Ok. Quindi sta funzionando, mi sta tornando la voce, ho dato via la voce all'improvviso. Quindi abbiamo il primo abbonamento che annulla tutti i verbali, ad eccezione di quelli che dicevo prima, oltre i 40 km orari e quelli che non determinano danni verso terzi. Per 365 giorni è possibile rigettare tutti i verbali, a prescindere dall'importo e la quantità. A breve verrà frazionato e i 35 euro varranno fino al primo scaglione, e poi se uno è un po' recidivo, diciamo che pagherà un po' di più, perché comunque a oggi abbiamo più di 3.000 associati, quindi devo complimentarmi con tutti quelli che si sono prodigati per promuovere questa diffusione di informazione, perché è un ottimo risultato considerato che sono soltanto 2-3 mesi che abbiamo iniziato questa serie di diffusione di informazioni. Poi abbiamo il secondo abbonamento che costa 105 euro, che nella fase promozionale regalavamo anche il pacchetto multe, quindi uno se vuole rigettare il canone RAI o il bollo auto paga 105 euro e gli viene reso in omaggio a 30, cioè già il pacchetto delle multe. Non sarà più così fra, diciamo, 10 giorni per dare una data indicativa, ma saranno un po' più calibrati rispetto a quello che è il servizio che andranno a rigettare. Il canone RAI costerà 20 euro per esempio, perché lì li abbiamo raggruppati in un abbonamento per 2 servizi. Fra 10 giorni ci sarà un servizio per il canone RAI e un servizio per il bollo auto. Bollo auto, stesso concetto, se uno ha 3 auto pagherà un po' di più di quello che ha un'auto, se la cilindrata è un po' più piccola pagherà meno, se più grande pagherà un po' di più. L'ultimo abbonamento, rigettiamo e annulliamo tutte le cartelle di Equitalia. Oggi è cambiato nome, hanno chiamato Agenzia Entrate e Riscossioni, perché ha detto che doveva abolire, Mr. Bean ha detto che doveva abolire Equitalia, e quindi l'ha abolita, cioè gli ha cambiato nome e gli ha dato più potere, cioè oggi possono fare un prelievo forzoso dal conto corrente senza un'autorizzazione di un giudice. Quindi, però, se noi gli mandiamo un rigetto
e loro non rispondono in conformità ai termini e condizioni e quindi violano quella proposta contrattuale e eseguono e vanno avanti, perseguono il loro fine, si appropriano indebitamente e quindi un reato perseguibile per legge. Quindi noi gli faremo poi una diffida e li informeremo che hanno commesso un crimine. Se poi vogliono essere denunciati, il penale non c'è via di ritorno, bisogna fare il processo e poi vedremo se la legge dalla parte nostra o loro. Quindi voglio dire, il fatto che loro perseverino in un atteggiamento intimidatorio e persecutorio non significa che abbiano la ragione di diritto di farlo. Quindi questi sono gli abbonamenti. Entro fine gennaio, oggi, perché oggi abbiamo avuto vari incontri, entro fine gennaio dovremmo, e direi che ci dovremmo riuscire, sbloccare l'annullamento dei debiti derivanti da finanziario per un importo cumulativo massimo di 30.000 euro. Successivamente creeremo un abbonamento per il rigetto anche dei debiti bancari. Ancora è prematuro parlare di che importi e quando verrà sbloccato, però sarà fatto. Questo per farvi capire che il nostro obiettivo è di farvi prendere una boccata d'aria, d'ossigeno, nel senso che ci stanno strangolando. In effetti ho perso la voce. Però noi abbiamo il diritto di vivere essendo felici. Quindi sostanzialmente, seguendo la legge, facciamo vedere i nostri diritti. Io mi fermerei che così provo a recuperare un po'. Ah sì, grazie. Dopo mi fermerò, dopo che vi parlo dei vaccini, perché ovviamente è un servizio che noi abbiamo ritenuto troppo importante per essere venduto o proposto a pagamento e quindi lo offriamo gratuitamente a tutti i nostri associati e praticamente andiamo a evidenziare quelle violazioni di diritto sostanziali che sono palesi nell'imposizione di una profilassi vaccinale. Come dico sempre, io non ho studiato medicina, quindi non posso entrare nello specifico, nel merito del fatto se il vaccino fa bene o male, ma sicuramente il professor Montanari, che è un luminare di queste ricerche in quanto immunologo e quindi tiene conferenze internazionali, che ne ha tenuto recentemente una anche in New York, se non ricordo male, quindi è un massimo esponente di riferimento a varie conferenze, quindi voi avete la fortuna di poter ricercare le informazioni in internet e farvene un'opinione. Quindi io non sono qui nel dirvi fa bene o fa male, perché non mi compete, però un po' di logica l'ho studiata e quindi vi direi che io, essendo il padre di mio figlio biologico, mi sento di avere la patria potestà, non che me la tolgono, ma che me la violano, sì, perché tu mi stai dicendo che sono obbligato per legge a fare a mio figlio quello che vuoi tu e non quello che voglio io, quindi tu violi la mia patria potestà. Poi se il bambino, diciamo, è nelle scuole dell'obbligo, viola il diritto all'istruzione, se non accetta una scuola, comunque violano il diritto all'istruzione e anche i diritti del fanciullo. Quindi c'è una serie grave di violazioni del diritto che ovviamente sono imprescindibili, cioè sono palesate. Quindi quando un direttore della scuola mi dice ma io applico la legge che è stata fatta la settimana scorsa, ma tu applicando questa legge vai a violare un principio fondante, è un diritto inalienabile che nessun ente governo può violare. È un po' come dire che io faccio una legge che la forza di gravità non esiste. Beh, io posso scriverlo, ma la forza di gravità è prevalente. Prova ad applicare questa legge mentre sei su un grattacielo e io ti dico prova a dimostrarmi se la legge che hai fatto adesso è prevalente rispetto a una legge naturale. Quindi capite che quando noi andiamo a dire che non si può rubare e loro dicono voi non dovete rubare, noi sì, cioè questa è una violazione della legge, del canone stesso fondante del diritto. C'è una mano alzata?
Aspetti, le passiamo il microfono, credo. Così bevo proprio questo goccio d'acqua che mi serviva. Ora, una domanda specifica. Io non ho capito se lei stava parlando di vaccini per quello che riguarda l'istruzione senza, diciamo, l'obbligo di istruzione. Sì. Per quello sia risolto, nel senso che i bambini non possono essere buttati fuori da scuola, e questo è stato ampiamente dimostrato. Beh. Sicuramente diciamo arriveranno delle multe queste, ovviamente rifiutiamo, ma le rifiutavamo anche prima, quindi grazie alla sua conoscenza le rifiuteremo con più energia. Non è la mia conoscenza, la sua conoscenza, portavoce di questa condivisione, ovviamente senza sottolinearla, ecco, questo è il problema. Il problema sussiste per i bambini che sono nella fascia 0-6 anni, ossia quelli che verranno buttati fuori dai servizi dall'infanzia. E non sono servizi obbligatori, nel senso che comunque uno può scegliere di mandarli o meno. Ma io dico questo, se ci sono dei servizi pubblici e poi uno può scegliere il privato, può scegliere la nonna, la zia, uno può fare le scelte, ma essendo servizi pubblici, quindi pagati con le nostre tasse, noi possono essere tolti ai bambini non vaccinati? Perché